Arriva l'autunno, diamogli il benvenuto. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video di brush lettering. Però questa volta cominciamo l'ornato, cominciamo ad inserire le nostre scritte in una composizione che sia anche disegnata. Disegnata in maniera veramente elementare oggi. Facciamo il primo step, adesso step by step, gradino dopo gradino, impareremo ad aggiungere qualche elemento decorativo che renda via via sempre più favola e sempre più pittorica la nostra scritta. Oggi faremo una bella ghirlanda dedicata all'autunno, ma basta parlare, spostiamoci di là e andiamola a fare. Ed ecco l'occorrente per dare il benvenuto all'autunno in forma di scrapbooking con una paginetta decorata proprio tema autunnale. Adesso ci occorrerà quindi un taccuino o il libro, il quaderno su cui vogliamo scrivere o il fondo del quadretto che vogliamo realizzare, poi una matita, una gomma, un righello, qualcosa per tracciare un cerchio. Io userò questa anima di scotch, che non è un'anima di scotch ma come se fosse, e poi io userò dei pentel color brush per dipingere e disegnare e dei pennarelli della Stabilo, sia i 68 che i Point 88, e poi userò anche questa penna sempre della Pentel. Andiamo e cominciamo subito. Centriamo il nostro cerchietto e con la matita tracciamo la sagoma entro cui vogliamo iscrivere la nostra decorazione. Quindi la frase che voglio scrivere io è Hello Fall, e metterò in maniera tale, così, le due righe, perché voglio fare il rigo per non fare cose storte. Ok, adesso posso cominciare a decorare. Io andrò direttamente con la penna, ma voi, se non siete pratiche, ovviamente fate prima tutto a matita e poi ripassate. Allora, è molto semplice, questa è il primo step di ghirlandina, quindi ve ne farò una molto molto semplice. Basta avere, innanzitutto, poggiare la mano in maniera molto morbida, quasi rilassata. Potete anche mettere una musica di sottofondo che vi agevoli al rilassamento. Scusate le mani sporche, ma ho appena finito di girare un altro video, quello della libellula, ve la faccio vedere. L'avete visto il video della libellula? Eccola qua. Beh, se non l'avete visto, andate dove c'è lei col pallino e trovate il video linkato. Cosa faccio? Segno così morbidamente la circonferenza, un po' tremula, mi raccomando, fatelo apposta, non siate precisi e siate un po' tremuli. Sempre con questa mano tremula e con la penna in verticale, vi conviene perché così trema meglio, cominciate a fare una serie di foglioline piccole, una accanto all'altra, una più grande e una più piccola, e andate sempre nello stesso verso, mantenendovi sempre molto delicati. Non andate subito a riempire, prima siate leggeri e distanziate un po' le foglie l'una dall'altra. Potete anche giocare con le dimensioni, farne qualcuna con la foglia da una parte grande e l'altra piccola. Finita la circonferenza, cominciamo a rimpinguare, e cominciamo a rimpinguare con una serie di rametti per fare il rametto. Anche qui molto tremule, date l'originario e poi distanziatevi da esso e aprite le varie diramazioni. Non vi impelagate in roba troppo lunga.
fatti i rametti, andiamo ad aggiungere qualcos'altro. Aggiungo qualche bacca. E qualche bacca fa parte di un rametto, quindi per esempio qui metto questo e poi metto anche il rametto. Ora dovete dare tutto a tutto un'armonia, quindi stringete o allargate armonicamente. Ok, fino a qui va bene. Passiamo al colore. Come primo colore io immetto il giallo su tutte le foglie. Do appena un tocco. Se non avete le color brush, non importa, potete usare l'acquerello, potete usare anche i colori, i pennarelli, i semplici pennarelli, i Copic, quello che vi capita tra le mani. Anche i colori a matita. Prendiamo un bel verde e sporchiamo le foglie. Con il marrone chiaro insinuo su tutto e sporco sia le foglie gialle che le verdi. Prendo l'arancione e coloro le foglie che sono rimaste d'arancione e ripasso d'arancione anche le foglie che ho dipinto di marrone per dare un tono ancora più caldo, vedete, al tutto. Con il marroncino ripasso delicatamente su tutto. Segno anche qualche rametto solo con il marrone. Ok, adesso la parte più bella, la parte colorata. Prendiamo un arancio carico e coloriamo le bacche. Prendo un bel rosso vivido, perché il rosso tira su tutto, e quella faccio delle piccole palline come se fossero delle bacche fluttuanti. E poi, se vi va, con un po' di giallo puntinate quella. Ok, è giunto il momento di scrivere la nostra scritta. Voglio tirare su tutto, prenderò un arancione e scriverò Hello Fall. Lo scriverò con una scrittura non troppo andante, sì, sempre con i caratteri che avete visto voi, ma non troppo mossi. Ora vi faccio vedere. Quando scendo, allargo. Hello. Carino, vero? E adesso fall. Hello fall. Benvenuto autunno. Benissimo, non è ancora finito. Faccio stabilizzare il tutto, do dei colpi di evidenziazione con un colore più scuro. Userò il nero, potrei usare anche il marrone, ma mi va di usare il nero. Mentre con un po' di rosso
Se volete dare, se volete scrivere qua delle altre cose, scrivetele tranquillamente. Se volete dare ancora un po' di movimento, potete fare delle foglioline svolazzanti. Si piega e si gira, si piega e si gira, si piega e si gira. Ma fatelo solo se siete già un po' avvezzi, quindi piegate e girate, piegate e girate. È come se si stessero staccando dalla ghirlanda e fuoriuscissero dal vostro lavoro. Cancelliamo l'orma della matita e voilà, il nostro saluto all'autunno è bello e pronto. Esercitatevi a fare tante ghirlandine diverse, questa è proprio quella basica basica, eh? E guardate, ho sporcato perché ho tirato via la brush pen, il color brush. Su questa carta tarda troppo, quindi anche in questa esercitatevi, per me sono esercitazioni quindi non ci sto tanto attenta, ma se fosse stato un quadretto mi sarei uccisa. Però voi provate anche i materiali compatibili tra di loro. Vi lascio le foto di questo dolce e caloroso autunno e noi ci vediamo dopo. Ciao! Ghirlandina in due versioni nelle foto, una più semplificata e una un pochettino più arzigogolata, ma tutte e due basiche, quindi allenatevi, la prima non vi verrà bella, la seconda nemmeno, ma già dalla terza comincerà a prendere forma il vostro autunno tra le vostre mani. Diamo il benvenuto a questa bellissima stagione che ci riserverà molto acquerello su Arte per Te, quindi riscaldate i pennelli perché sto tornando. Bene ragazzi, io vi aspetto sempre anche sul mio secondo canale Ombretta e sul canale con Gabriele, il terzo o il secondo, non lo so, sull'altro, due cuori e una cappa, vi lascio il link a fine video. Naturalmente vi aspetto su Instagram, vi aspetto su Pinterest, cercate Arte per Te ovunque, vi aspetto su tutte le mie pagine Facebook, in primis su quella di Arte per Te, perché tra pochissimo ricomincia il corso di disegno e vi voglio tutti là. Allora ragazzi, non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video, da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!